La prima domanda è questa. Lei ha definito la mia puntata, la mia inchiesta schifosa. È un errore di traduzione o voleva proprio dire schifosa? Sì, ormai voi giornalisti fate proprio schifo, diciamo, ci fate un servizio veramente, cioè, non si, ma non esiste proprio. Schifosissimo. Perché? Perché io posso capire che voi dovete, cioè, fare il vostro lavoro, che è il lavoro della mignotta, diciamo, e di metterci al nostro servizio. Capisco anche che vi pagano profumatamente per farci questo bel servizio, ma in questo caso, diciamo che tu specialmente sei andato un po' oltre al tuo semplice compito, cioè praticamente ti sei sbranato il mio membro e lo hai leccato, lo hai messo in tutte le parti, eccetera, eccetera. E io ti ho detto: guarda, ma non è il caso che mi fai un servizio così completo, diciamo. E ho cercato in tutti i modi di farti capire che guarda che sì, ho capito che mi devi fare un bel servizio, ma non fino a questo punto qua. E ci sono modi e modi di fare un servizietto, diciamo. Ma in cui nel tuo caso, diciamo, questo ci è andato un po' oltre, diciamo, no? Non credi? E questa stessa fonte sostiene che qui, in questo ufficio, siano venuti anche capi delle organizzazioni criminali albanesi, che lei li abbia incontrati qui. È normale, noi politici siamo tutti capi di, diciamo, di mafiosi, eccetera, eccetera. Non capisco quale. Però ha avuto un ruolo importantissimo nei suoi governi. Ma certo, noi tutti qua siamo dei criminali, diciamo, e non capisco quale sia la cosa, insomma, che vi stupisce. Ma è vero o no che lei ha incontrato figure del crimine? Ma certo, tutti i giorni in Parlamento, anzi ti dirò di più. In pratica io tutti i giorni quando vado lì al teatro, che si chiama il Parlamento, diciamo. Qui però a sentire la sua Sull'Albania. opinione. Sì, adesso però mi devi lasciar parlare, altrimenti ti faccio fare un servizio così al volo. Quando sono andato l'altro giorno, io, cioè, praticamente non è che vado lì con la cosa, il mio compito è semplicemente quello di farmi fare a me e a tutti i miei amici un bel servizio, è come lo stai facendo tu adesso a me, per dire. Non è che si va lì per una questione, poi ovvio, siamo tanti là, a voi vi tocca fare un servizio a tante persone come a te, e non a me, perché a me mi è stato fatto un servizio da te, ma ai miei colleghi invece capita di essere serviti da, diciamo, giornalisti molto più bravi a fare i spompi, diciamo, le cose, a differenza sua. Poi è normale che poi uno ci pensa e dice: ma come mai quello ha avuto un servizio migliore? E poi cominciano a nascono tutti i malsentimenti, se si può dire così, perché io sono un albanese, non so parlare bene, però è normale che quello che si fa, diciamo, in un Parlamento è un qualcosa dove noi andiamo lì e praticamente è come se vai in una casa chiusa, diciamo, e poi hai tutti questi giornalisti che vogliono farti il pompiere. Io scelgo questo, no, no, io me li faccio tutti invece, no, voglio, e no, e poi si comincia, e poi si litiga, e no, perché tu ti vuoi fare tutti, e no, oggi no, tocca. Taglio specifico alla figura di Ergus Agassi, cioè Ergus Agassi sarebbe un po' il suo Ma riferimento. sì, lui se vi ormai. Ve lo siete fatti tutti, lui è, sì, è un grande, diciamo che lui, diciamo, ha questo problema, diciamo, di resistenza. Infatti lui prende il Viagra, come ben sapete, perché ormai, diciamo, a forza di spompinarlo, ormai l'avete proprio consumato. Però diciamo che oltre a lui ovviamente ci sono tanti altri bei ragazzi come me, per dire, no? Cioè che ho un vigore, una forza, diciamo, di accontentarvi voi, i professionisti dell'informazione, come si deve. Poi è normale che se mi capita uno che, insomma, è più disposto a farmi dei servizi extra, La domanda lei può ma non è. rispondere. Ma io rispondo alla sua domanda, Può essere convincente, no, cioè. ma sono convincente, perché è ovvio. Poi è normale, guarda questa cravatta, scusi, lo vedi? C'è un batuffolo di pelo, diciamo, proprio, perché non è che io vado lì e poi t'ho preso. Ho detto: vieni da me, guarda, ti dico cosa mi dovrai fare,
E poi sei stato tu che poi hai accettato, poi vai lì e mi dici: ma perché? Ma sei matto? Lei si parla di Agassi come un po' un'ombra. Ma in media il... Ma guarda, in ombra o al sole non ci sono problemi. Io metto a capretta e metto in chiappetto, diciamo. Non è quello il problema. Poi, se tu hai problemi, a quel punto, se non ti va bene questa cosa qua, cambi mestiere. E lo fai, diciamo, al posto tuo verrà un'altra mignotta e accontenteremo quella, diciamo. Quindi, allora, io pensavo avessi apprezzato questa mia cravatta, diciamo, eccetera, eccetera, ma tu sei veramente ingrato.